Iniziamo la premiazione del primo concorso di Viveggia, come promuovi il tuo caffè. Concorso online che ha visto come vincitrice forse si parte da me. Con la giuria che il presidente vi illustrerà sia le regole del concorso che come ha operato. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. È che la vita voleva già. No, abbiamo messo intanto una delle molteplici e bellissime immagini che abbiamo ricevuto. Intanto, buongiorno, grazie a tutti, grazie di essere presenti, grazie a chi ha partecipato, agli sponsor, a Fipe, a Ica e il sottoscritto Gianni Pistrini. Ho l'onore di presenziare a questa piacevole giuria. È bene che si sappia che ognuno dei partecipanti alla giuria ha ricevuto in maniera unica e anonima chi di Milano, chi di Roma, chi di Trieste, chi di qua, chi di là, abbiamo ricevuto le immagini anonime appunto e abbiamo dato ognuno di noi il voto senza essere condizionati gli uni dagli altri. Può accadere, ma è bene sottolineare l'indipendenza di questo. Chi ha partecipato sa che erano tre le motivazioni, e più precisamente la qualità, la cortesia e il servizio. Ognuno dei partecipanti, e tra questi abbiamo scelto una ventina di immagini che erano degne di essere sottoposte alla, anzi è stata la gentile Maria Teresa Brogini che ha mandato poi a seguire le immagini a tutti quanti noi. Il lavoro è stato notevole, anche perché dovete tener conto che questo è stato il primo concorso, che ne faranno seguito una serie a seguire, e quindi riuscire a declinare questi tre concetti di qualità, di servizio e di cortesia in un'immagine, direi che non è stato molto facile per i partecipanti, eppure la qualità che abbiamo ricevuto è stata notevole. Si è pensato di dare il premio a cinque di voi. Il primo intanto riceverà una targa e la possibilità di frequentare un corso organizzato da ICA, poi magari i partecipanti verranno da uno e alla giuria mi correggerà a riguardo. Marcello Fiore della FIPE, quindi è stato uno dei nostri giudici, Antonio Fabiani della ICA e poi abbiamo anche la partecipazione di Rodolfo Citterio. Verrà detta la motivazione. Io intanto ringrazio tutti, sappiate che ci sarà una seconda edizione, per cui chi ha già partecipato lo potrà fare ancora, chi non è riuscito a prendere magari la motivazione lo può sicuramente fare per la prossima edizione. Al momento io vi saluto, ringrazio uno di voi e passo il testimone. Io volevo dire sono cercato di finire, voglio dire che effettivamente le attenzioni a questo concorso, perché un concorso una sorta di edizione zero che non avevamo mai fatto, ce ne siamo inventati insieme a Lica, confine di conseguenza abbiamo ricevuto centinaia di voti, mi diceva giustamente il presidente della giuria, siamo riusciti a individuare una ventina di immagini di queste proposte che ci erano pervenute, ma soprattutto anche quella che era la frase che era collegata a queste immagini. Ce ne sono di vari tipi, le vedrete, appunto tra queste scegliamo le prime cinque. Come diceva il Presidente, questa prima edizione ha un seguito,
in seguito sarà nella Fiera di Milano, nell'edizione Host, che si terrà a fine ottobre. Cercheremo di farla un po' più grande, nel senso che daremo spazio magari anche a operatori stranieri, nonostante il caffè sia italiano, ma la presenza di tanti stranieri, di tanti buyers, come abbiamo visto qui a Trieste, arriva da circa il 70%, è importante per capire effettivamente come il nostro caffè che vendiamo, che noi somministriamo tutti i giorni, venga apprezzato notevolmente da quelli che sono i paesi confinanti e comunque anche il mondo cielo. Quindi io direi, se la giuria è d'accordo, di procedere con la premiazione, salvo prima lasciare due parole per il nostro presidente e il nostro presidente. Buongiorno a tutti, questa sorpresa. No, come ICA ringraziamo Fico per questa, diciamo, per aver accettato anche questa iniziativa, e come si sta dicendo, insomma, mi interessa molto, insomma, come avvicinare ancora di più tutti noi al bar, che è un posto sociale di grande rilievo, ed entrare un po' nel merito di anche di quello che rappresenta proprio questa pausa, no? Quindi soprattutto quello che è il caffè. Quindi sì, io sono sicuro che per il tempo questi concorsi qua diventeranno molto molto importanti e tanto possibili, quindi grazie a tutti che hanno partecipato, e qualcuno diciamo ha preso un premio, qualcuno no, ma comunque è andata tanta bella roba, tantissimo, quindi, e forza di cose la dignità, insomma. Grazie. Parole del Presidente del Federico Sisi di ICA, se ci siamo di conforto, perché ieri con una nuova collaborazione stendendo le linee per un nuovo contratto, un contratto di confiera tra esercenti e fattori, per risolvere tanti problemi che magari si vengono creati in caso di studenti contro il quale non adeguati, o anche per evitarli per regoli, per prevedere la cosa migliore. Quindi questa è l'inizio della seconda parte conosciuta da file e ICA come fattore di questo. Passo la parola alla Giuseppe per la premiazione. Fate fare il moderatore. Allora, partiamo dal quinto classificato. Ecco, volevo dare il bar anche a questa soluzione, nel mio bar c'è già
dove uno può venire e ordinare nello specifico nome e cognome del caffè, non marca, nome e cognome del caffè, che sono tutti caffè di nicchia molto particolari, molto pregiati, che provengono da una selezione molto attenta fatta dall'Accademia del Caffè. Ulteriore pregio a questa composizione sono queste ciantine, che sono al gusto di vaniglia piuttosto che di cacao o di mandorla dolce. Come voi sapete, il caffè ha delle prerogative, ha dei gusti che eccedono, cioè quello che hai detto, appunto, di cioccolato amaro, quello di mandorla dolce, quello di amaretto, quello di arancia. Ecco, queste sardine dovrebbero servire per dare a ogni cliente che entra nel bar, per andare a esaltare il gusto e la caratteristica principale che hanno il caffè. Ecco, questo era quello che volevo esprimere con questa fotografia. Spero di esserci riuscito anche con la voce, perché sono un po' emozionato. Quindi vi ringrazio tutti. Bravo. E quello che si considerano, diciamo, serve la mattina i suoi avventori, potrebbe anche essere copiato dai ristoranti che possono fare una carta del caffè. Prego. C'è la sua foto. A Padova. Allora, quarto classificato, Davide Chiapparelli. Premia Presidente Liga. Buongiorno a tutti, scusate l'emozione. Allora, praticamente questa è una ricetta che noi serviamo quotidianamente nel nostro locale e siamo a Roma. Perché pensiamo che per noi il cliente va coccolato e cerchiamo di trasmettere a lui la maggiore qualità. Grazie. Questo aspetto qua è la testa.
consegniamo niente. Oh, ecco. Ci spiega un po', adesso vediamo, stiamo cercando un po' la sua frase, quando abbiamo visto che è stata importante, che sono arrivate. Eccola qua. Lei di dove è? Ah, benissimo. Allora, il nostro presidente adesso parlare con la prima. La frase che abbiamo scelto è quella della differenza del caffè appena tostato, perché noi siamo bar e torrefazione artigianale, quindi il caffè lo tostiamo all'interno del nostro locale, lo sappiamo in delle tazzine particolari realizzate da un artigiano, che sono tutte tazzine che sono dei pezzi unici, caffè con origine 100% arabica, e noi abbiamo accompagnato con dei cristalli di un succo di canna e abbiamo il prodotto nostro del caffè macinato su sacchi di vita utilizzati per ricevere un caffè. E pensiamo che questo, la seconda parte della frase, che la differenza del caffè appena tostato si fonde con l'intensa aroma di un abbraccio. La giuria evidentemente ha apprezzato in modo particolare questa immagine.
che deve essere di stimolo per continuare in questo senso, ritornare a proporre anche un nuovo concetto, una nuova idea. Io ringrazio i miei collaboratori. Volete venire così facciamo una foto collettiva? Prego, accomodatevi, complimenti a tutti per la parte.